Buongiorno a tutti, siamo qua questo 16 settembre, venerdì, impossibilitato ad essere a Roma per un saluto e qualcosa di più. Questo corso, questa serie di seminari sviluppati insieme ad Eupati per l'Accademia del Paziente Esperto è stata un percorso in cui abbiamo creduto e credo denso di soddisfazioni. Gli oltre 20 relatori di AIFA testimoniano del nostro impegno, impegno che riteniamo possa essere confermato per gli anni a venire, forse anche ulteriormente allargato e ampliato. Durante il periodo Covid, cioè gli ultimi 2 anni, diciamo anche molto duri e faticosi, abbiamo imparato il valore del saper leggere le informazioni scientifiche, il valore degli studi rigorosi, il valore della ricerca e dell'importanza di una partecipazione consapevole agli studi, siano essi per i vaccini, per i farmaci, per le nuove tecnologie. Ecco quindi che rafforziamo l'idea di lavorare assieme in questa materia, in quest'area della ricerca e della partecipazione attiva e responsabile agli studi. Avevamo in mente proprio per questi giorni anche un ulteriore corso su come leggere i lavori scientifici, come saper valutare i cosiddetti benefici assoluti rispetto a quelli relativi, come avere un codice di lettura, anche etico, basato sulle informazioni necessarie per poter capire se una terapia funziona e quanto. Quindi con questo buon obiettivo, non è un auspicio comune di sviluppare un ulteriore modulo di corso su, ripeto, come leggere e come comunicare i risultati dei lavori scientifici, e aggiungo dei migliori lavori scientifici. Saluto tutti caramente e davvero a presto, fiducioso che questo corso, anche per il prossimo anno, ci veda comunemente impegnati nella sua realizzazione. A presto, arrivederci.